Sappiamo che quando piove molto l'acqua ci mette un po' di più a defluire, ciò è abbastanza normale, quindi accettabile, dove le caditoie sono mantenute pulite e libere da intralci. Non è più normale l'attimo in cui la lentezza del defluire dipende da caditoie poco manutenute e intasate, in quanto mantenerle pulite è una pratica per la sicurezza idraulica del territorio. Sono fondamentali per intercettare le acque pluviali, condurle liberamente ai canali dove si raccolgono, scorrendo poi lontano. Purtroppo, se a parole è semplice mantenere pulite le caditoie del territorio, i fatti raccontano un'altra storia. Abbiamo caditoie le cui luci sono state invase da sabbia, terreno, asfalto in alcuni casi, ma ne abbiamo altre al cui interno cresce una vegetazione rigogliosa, la quale ostacola certamente il deflusso d'acqua. Ce ne accorgiamo nelle mattine come quella di oggi, che ha visto riversarsi un buon quantitativo di acqua nel terreno, che ha reso poi difficile alle caditoie lo stare al passo. Possono raccontare la loro esperienza gli abitanti del quartiere di Borgo San Giovanni adiacente al cavalcavia servito da Via Parri, che oggi per l'ennesima volta si è allagata. Sembra che le canalette in ghisa siano state tolte e che il canale di scolo sia stato asfaltato. L'acqua piovana non viene quindi raccolta, provocando l'allagamento del sottopasso, che è l'unica via per poter uscire dal quartiere. I residenti si sono stancati di dover usare la canoa per giungere alla strada e chiedono il ripristino delle canalette in ghisa e la pulizia di quelle presenti, interrate ed ostruite da sabbia, foglie e da rifiuti in genere. Lo vediamo in altre realtà quanto può diventare drammatica la cattiva gestione dei sistemi di salvaguardia idrica del territorio. Capiamo bene che una quantità d'acqua importante come quella che si è riversata stamattina non può confluire in 448, ma è certo che una corretta pulizia delle caditoie può evitare allagamenti ai piani bassi e anche la perdita di veicoli. Nel nostro sportello offriamo servizi di luce, gas, telefonia fissa e mobile per condomini, aziende e attività commerciali. Chi entra qui da noi non necessariamente deve uscire con un contratto in mano, quindi valutiamo prima la vostra bolletta, analizziamo i vostri consumi e solo se c'è veramente un risparmio, allora vi proponiamo le nostre tariffe. Da F Energia ci trovate tutti i giorni, da lunedì al venerdì 8:30, 12:30. 14:30, 18:30 in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina e il sabato anche su appuntamento.